scegliere, accelerare, quindi decidere e investire. Subire, la parola che non dobbiamo fare, subire, perché alla fine qualcuno ti porterà il conto. Abbiamo in Piemonte 56.000 persone che ci lavorano, 19 miliardi di fatturato, cioè abbiamo tanto patrimonio che è a rischio, ok? Quindi questa è una fotografia che però non è così diversa. Purtroppo la fotografia di oggi non ti fa capire quanto stia capitando, perché un po' l'occupazione sale, il fatturato sale, quindi in realtà si sta ancora lavorando. Dobbiamo guardare a due mosse avanti, cercare di capire cosa fare. Parliamo di reshoring, come si fa il reshoring, la formazione per le nuove tecnologie, come si fa la formazione, dove vanno fatti gli investimenti. Queste sono cose importanti e che richiedono tempo e una ricaduta molto lunga, quindi... In Piemonte qualche scelta è stata fatta, io ho dato il mio modesto contributo cercando di creare dei centri di competenza sulla manifattura, la mobilità, stiamo investendo sull'aerospazio perché l'aerospazio è un settore che tira, non abbiamo la concorrenza cinese, anche se loro vanno anche loro sullo spazio, l'aerospazio è un settore che può dalla filiera attingere l'azienda, qualche azienda può guardare anche a fornire l'aerospazio, questo può aiutare. I numeri sono più piccoli e poi ci sono tante altre cose. Abbiamo l'intelligenza artificiale, Torino è stata scelta finalmente e la sede della fondazione. Quindi bisogna anche investire sul digitale, della mobilità, il software, queste cose qua che possono comunque portare a cercare di attutire il colpo. Io ho accennato il tema dell'idrogeno che però è un tema di lungo periodo, però ripeto, ci devi pensare adesso perché le cose forse accadano come vuoi tu. Fra qualche anno. Innanzitutto bisogna fare delle auto elettriche, forse non di altissima gamma. Questa è una cosa che forse, perché se tu guardi l'auto elettrica... Cinese. Bravo, però cinese no, però magari fare una... semplificare, perché l'auto utilitaria che la signora Maria o la mamma vuole è una Panda. Però non esiste una macchina. Bisogna forse semplificare, cercare di puntare con un modello di marketing diverso che possa portare a avere delle vetture, che questo sarà solo l'unico incentivare. Poi c'è tutto il tema dell'infrastruttura. Sul territorio abbiamo visto delle esperienze che stanno nascendo di piccoli produttori. Era un po' come quando è partita l'auto in Europa, in Italia, quando c'erano tantissimi carrozzieri produttori, no? Ci sono alcune iniziative, sono ancora care, comunque si può fare un'auto elettrica, non è così difficile, lo sappiamo fare benissimo, quindi non è un problema. Si tratta un po' di cercare di guidare anche un po' le scelte del consumatore e cercare di fare delle cose che siano vendibili. Non c'è solo su questione di prezzo, anche questione anche di fruibilità dell'auto, che è complicata, quindi dove non c'è l'infrastruttura la gente non sa come caricare l'auto, oppure la carichi, devi scendere di notte a toglierla, se no ti aumenta il prezzo dell'energia, lo sai come funziona, no? Se tu lasci l'auto attaccata, quel kilowatt inizia a aumentare. Quindi alla fine ti costa di più se ti dimentichi di toglierla dal parcheggio dove c'è l'auto e la ricarica elettrica. Quindi sono tutte cose che... Quindi ci sarà un periodo ancora molto lungo. Il trend è tracciato, credo che dal punto di vista del marketing e della comunicazione l'auto elettrica è ancora per pochi. Questo è... Non è ancora passato questo concetto. Preoccupato per Torino, per Mirafiori in generale? Ma ovviamente siamo preoccupati perché c'è una visione che non è italiocentrica, è una visione di un player mondiale che fa le proprie scelte, che è il suo diritto. Da questo punto di vista lo si capisce, è evidente. Quanto questo impatti sulla filiera, purtroppo si sta già vedendo qualche effetto. E quindi questo non aiuta. Io ho detto che avere un grande costruttore sul territorio è fondamentale, però in questo momento... Non è che tifi così tanto Italia, ovviamente, perché è un po'. Quali sono gli effetti sulla filiera? Gli effetti sulla filiera, c'erano, diciamo, cioè indirizzo di forniture su altri fornitori in paesi più convenienti, questo che è sempre stato fatto, però si fa di più, e quindi ridurre la produzione di componentistica in Italia per ovvie ragioni e andare a approvvigionarsi da altre parti. C'è una statistica che dice quante navi sono state ordinate per portare le auto cinesi. Sì. Da 30 navi, vai a vedere il numero, non lo so, adesso i numeri sono da oltre 100-120 navi ordinate, quindi questi qua stanno pianificando l'ingresso nel mercato, perché ogni nave porta migliaia di auto, quindi la capacità di trasporto di queste auto è prevista come in crescita pazzesca. E noi riusciamo a competere con quella roba lì? Vabbè, adesso vado a mangiare, va poi. magari va.